Full screen. Oh, ok. Vediamo. Allora, mi presento, sono Simone. Mi sentite? Sentite bene? Sì, perfettamente. E, sono Simone, sono a Berlino da 3 anni, lavoro come machine learning engineer, ho studiato a Milano, ho lavorato a Milano prima di spostarmi. A Berlino sono diventato uno dei primi organizzatori di Tech Worker Coalition, ormai un anno fa, e stasera vi racconto un paio di cose su Tech Worker Coalition. La presentazione è divisa in due. La prima metà è la presentazione standard che facciamo a Tech Worker Coalition quando andiamo nei meetup, quando andiamo a farci conoscere. E è riferita a quella di Berlino, ma fondamentalmente presenta l'organizzazione, un po' in generale, i punti che toccherò sono comunque condivisi da tutte le varie sezioni di Tech Worker Coalition. La seconda parte invece riguarderà l'Italia, perché stiamo cercando di aprire una sezione in Italia e voglio presentarvi cosa c'è in corso d'opera e possibilmente coinvolgere persone interessate a dare una mano. Allora, che cos'è Tech Worker Coalition? Non è un monolite, una grande organizzazione internazionale che con un direttorio centrale. È una serie di organizzazioni locali che condivide la stessa identità, condivide gli stessi obiettivi, ma chiaramente li adatta ai vari contesti locali. E ci supporta l'uno con l'altro. Aspettate che vedo chat, aiuto. Scusate, non sono un... Lagga un po'. Sì, scusatemi se la... Ah, mannaggia. Meglio ora? Sì, io da qualche secondo che ti sento meglio. Sì, scusate, probabilmente succederà ancora, è la qualità delle connessioni tedesche. Dicevamo, Tech Worker Coalition non è un'organizzazione monolitica, ogni sezione agisce per i propri scopi locali, con i propri obiettivi locali e si coordina con le altre, per, ad esempio, condividere infrastrutture, organizzare campagne insieme, ma in maniera sempre indipendente, nessuno va a dire agli altri cosa fare in casa propria. Si chiama Tech Workers Coalition, quindi partiamo da che cos'è un tech worker, perché l'idea fondante non è solamente di organizzare i programmatori e guadagnare diritti per i programmatori, ma mettere insieme tanti tipi di persone diverse. L'idea fondante è che chiunque sia coinvolto nel processo di produzione della tecnologia o venga influenzato, impattato da questa tecnologia nel suo lavoro, ha probabilmente degli interessi in comune e può essere organizzato, può essere allineato sugli obiettivi della nostra organizzazione. Quindi abbiamo quello che magari voi capireste come tech worker, ovvero tutti i programmatori, sysadmin, DevOps, designer, chiunque produca direttamente software. Soprattutto in America vengono coinvolte anche tutte le persone che rendono possibile questo tipo di lavoro, ovvero gli operatori delle mense, le persone di pulizie, tutti i tipi di lavoratori che mantengono gli spazi in cui i programmatori lavorano, tutti i lavoratori manuali che hanno in qualche modo un ruolo nella produzione della tecnologia, ad esempio i minatori. Se qualcuno in Congo non si mette a scavare il coltan, voi l'hardware non ce l'avete e tutto quello che facciamo ogni giorno non va da nessuna parte. Ma anche pensiamo a tutti i magazzinieri di Amazon, iRider, tutti i platform worker, adesso ce n'è una marea, Uber, Airbnb, Glovo, Foodora, tutti questi per noi sono tech worker. E infine c'è una categoria un po' più complicata che sono... Che è abbastanza nuova, che sono i data worker, ovvero tutte quelle persone che fanno il lavoro sporco, il lavoro manuale nel
alimentare queste, come dire, tutto l'hype del machine learning alla fine senza un corposo numero di lavoratori nel terzo mondo che dopo essere usciti dalla fabbrica va a casa e clicca su Amazon, come si dice, Mechanical Turk o tutte quelle piattaforme di etichettatura dei dati, senza di loro non si va da nessuna parte e quindi pensiamo ci siano degli interessi in comune tra tutte queste categorie. Che non vuol dire che sono tutti la stessa cosa, tra un programmatore e un magazziniere di Amazon c'è un abisso come esperienza lavorativa, come desideri, come idee, ma può esserci un terreno comune di azione. Che cosa fate Quarker Coalition? Soprattutto a Berlino abbiamo quest'idea di suddivisione su tre livelli, ovvero azione a livello individuale. Voi potete venire a The Quarker Coalition, presentare i vostri problemi e cerchiamo di aiutarvi in maniera diretta, ad esempio mandandovi da uno specialista, che può essere un avvocato, uno psicologo, un sindacalista, a seconda del problema che avete, oppure vi supportiamo entrando nella vostra azienda e cercando di organizzare i lavoratori in maniera autonoma, quindi non siamo un sindacato, non cerchiamo di portare persone dentro The Quarker Coalition, cerchiamo di aiutare i lavoratori nelle proprie aziende. Anche qui, a seconda del problema, ci possono essere soluzioni diverse che possono andare da un estremo dello sciopero a semplicemente organizzare un dialogo tra i lavoratori per discutere di un determinato problema, fino a casi estremi come tutte le proteste che abbiamo visto in America, tutti i vari scioperi, walkout, proteste in Google, Microsoft e Facebook e così via. Infine c'è un livello globale per cui The Quarker Coalition non vuole essere un'organizzazione nazionale che persegue solamente gli interessi dei propri iscritti, ma c'è una visione globale di puntare a cambiare come la tecnologia viene fatta e perché viene fatta e chi ne guadagna tutta questa cosa. Abbiamo una serie di servizi diretti come Tech Workers Coalition Berlin. I primi due li ho già spiegati, il terzo è offrire spazi di networking, quindi noi crediamo che semplicemente mettere insieme programmatori e figure diverse può far nascere delle cose interessanti, per esempio cooperative. Se uno di voi vuole creare una cooperativa ed è un po' perso, un po' isolato, The Quarker Coalition può essere uno spazio in cui connettersi a persone interessate, oppure semplicemente un posto per fare networking in senso più classico, trovare un lavoro che sia tramite persone che sanno quali sono le vostre priorità, ovvero non un ambiente di lavoro sano, non tossico, ritmi leggeri, cosa che magari in un meetup di altro tipo si fa fatica a tirare fuori. Quindi The Quarker Coalition può essere uno spazio dove esplorare il mercato del lavoro in una prospettiva un po' diversa. Abbiamo un gruppo di studio regolare che organizzo io, in cui leggiamo e studiamo temi non legali, non tecnici ovviamente, ce ne sono in abbondanza di meetup di questo tipo, studiamo temi legati alla tecnologia e ai suoi aspetti politici, sociologici, filosofici, perché crediamo che senza questi una prospettiva completa su ciò che ci succede intorno non si può avere. Una persona ignorante non è una persona debole. E organizziamo workshop per lo stesso motivo, questi magari più mirati su temi di diritto del lavoro, spesso e volentieri, perché sono oggettivamente cose noiose, cioè la legislatura, figuriamoci quella tedesca, in tedesco sono temi ostici, complicati, noiosissimi, quindi tu probabilmente per farne uso, per capire quali sono i tuoi diritti, vuoi una persona che te lo spieghi in maniera semplice in un ambiente che non sia troppo noioso. Ma facciamo anche workshop di altro tipo. Infine forniamo supporto tecnico ad altre organizzazioni, movimenti, partecipiamo a varie proteste, varie attività, siccome siamo tutti tecnici abbiamo competenze che possono essere utili a chi ha interessi simili ai nostri ma manca di
di competenza tecnica. Oggi, se non sei sui social, se non hai un sito, se non hai degli strumenti di comunicazione adatti, sei un po' perso. E quindi noi cerchiamo di supportare anche altri in questa direzione. Tech Worker Coalition, come ho detto, esiste in tutto il mondo, è nata negli Stati Uniti e qui ovviamente ha il grosso della sua attività. Ci sono 10 sezioni principali in America e un numero indefinito di satelliti locali che si appoggia alle sezioni principali per le proprie attività. Abbiamo Londra, Berlino e Amsterdam in Europa e una sezione in India, Bangalore, che è una sola, però sono molto attivi, molto, molto combattivi. Bangalore, per chi non lo sapesse, dove tutte le vostre aziende fanno outsourcing, fondamentalmente è il grosso tech hub indiano. E l'idea è, nel breve medio termine, di espandersi. Tech Worker Coalition è in una fase di espansione, soprattutto in Europa. Berlino è nato un anno fa, Amsterdam pochi mesi fa. Una sezione a Lipsia probabilmente verrà aperta a breve e ovviamente in Italia è uno dei nostri obiettivi. Sì, scusate per il pessimo italiano, non parlo italiano regolarmente, quindi sta lentamente andandosene. Tech Worker Coalition, forse ne avete già sentito parlare, forse no. Perché? Perché non cerca il palcoscenico, non cerca i media. Se ne parla anche sul Guardian, su tanti giornali mainstream, però quando si organizzano attività, soprattutto molto grosse, si cerca sempre di attribuirle ai lavoratori che le hanno organizzate, mai a Tech Worker Coalition. Quindi tutti gli scioperi che avete visto, di cui avete sentito parlare in Facebook, in Google, in Microsoft negli ultimi anni, o in Kickstarter di recente, in Palantir, sono dietro, c'è sempre Tech Worker Coalition, c'è sempre qualcuno dei nostri che è andato lì a far partire, che gestisce la comunicazione, che gestisce il networking, però lascia libero i lavoratori di promuovere le proprie idee e organizzarsi in autonomia. Noi siamo un catalizzatore e alcuni dicono un'organizzazione per organizzatori, che a me un po' piace, una meta organizzazione. Il risultato però è che la nostra dimensione nei media non è ben percepita, siamo molto più presenti di quello che si potrebbe pensare. Abbiamo varie presenze social, non penso che a nessuno di voi interessino particolarmente, non essendo voi tedeschi. Quindi direi che possiamo passare alla seconda presentazione. Per le domande abbiamo, se mi ricordo bene, allocato più o meno 15 minuti alla fine, quindi potete farle su entrambe le parti alla fine. Allora, abbiamo detto, vogliamo portare Tech Worker Coalition in Italia. Qual è la situazione? Quali sono gli obiettivi? Quali sono le idee sul tavolo? Allora, l'idea è di avere una fase preparatoria nei prossimi, diciamo, 3 o 6 mesi, in cui non cercheremo di organizzare direttamente i lavoratori, non organizzeremo niente sul territorio, ma l'idea è di evitare gli errori fatti a Berlino, ovvero partire a testa bassissima e buttarsi nelle aziende e nell'organizzare, nel creare spazi, eventi subito senza avere l'adeguata preparazione. Quindi, prima di avere la prima sezione, vorremmo avere in ordine tutto il lato tecnico, ovvero degli strumenti di comunicazione sicuri, una presenza web, social, un sito, una serie di pagine social su cui comunicare e prendere contatti con varie organizzazioni. Queste sono tutte cose già più o meno in corso d'opera. Abbiamo contatti con decine di amici, organizzazioni varie, sindacati, sia Londra che Berlino sono allineate su questo progetto di espandersi in Italia, quindi sono disponibili ad aiutare.
Tuttavia c'è ancora, siamo in piena fase di dibattito su cosa si vuole fare una volta preparato il lato tecnico, diciamo. Perché? Perché l'Italia è un mercato del lavoro, è una società, è un luogo, è una cultura molto diversa da quella degli Stati Uniti. Abbiamo visto a Berlino che non si può, chiaramente non si possono semplicemente portare gli stessi concetti che vengono usati a Tech Worker Coalition in America, portarli pari pari qui in Italia. Perché i problemi sono diversi fondamentalmente. Il precariato, che sì, esiste anche negli Stati Uniti, per carità, in Italia è estremamente più presente, i salari sono sensibilmente più bassi, quindi Tech Worker Coalition in America ha tutta una logica su come motivare persone che hanno fondamentalmente un reddito enorme rispetto a... al resto della popolazione. In Italia non è il caso, nel senso la maggior parte della forza lavoro prende dei stipendi dignitosi, ma non è chiaramente la stessa cosa che nel resto del mondo. Le aziende sono più piccole, non abbiamo Google, non abbiamo Facebook, abbiamo degli officetti, loro al massimo. Le grosse aziende sono di consulenza e non sono, e spesso non sono neanche italiane, sono straniere. Quindi per dire, il lavoro che fa Tech Worker Coalition in Google, dove hai un campus con 10.000-15.000 persone tra programmatori, personale di servizio, vari precari, programmatori precari o meno, e tutta una serie di figure che vi orbita attorno, questa cosa in Italia non esiste. Quindi questa frammentazione chiaramente dovrà tradursi in pratiche molto diverse. E tuttavia questa discussione è in corso, c'è un gruppo di persone che vuole lavorare su Tech Worker Coalition Italia e quindi sta discutendo di queste cose, e c'è una, diciamo, un'idea embrionale di quali siano i punti principali. Chiaramente tutto questo è in divenire, non nulla è scolpito nella pietra, però anche ascoltando negli anni i lavoratori, i miei colleghi, persone su internet, ci sono dei punti veramente molto forti su cui quasi tutti sono d'accordo. Il body rental è uno di questi, è una piaga sia per chi c'è dentro, perché è una pessima vita con salari bassi, pratiche di lavoro terribili, software che poi produci che fa schifo e tutta una serie di problemi correlati, ma è un problema anche per chi sta fuori, perché assorbe talenti che potrebbero andare a fare cose migliori, abbassa i salari, assorbe un sacco di capitale. A livello strutturale è una cosa che tutti vogliono più o meno abbattere, a parte quei pochi che ci fanno i soldi, ovviamente. Per chi non sapesse cos'è il body rental, che è una cosa che mi dimentico sempre, che non è un termine universale, il body rental è quando un'azienda di consulenza ti piazza dal cliente e il cliente ti dice cosa fare. Questa è la definizione legale, ovvero è appalto quando tu vai dal cliente e fai una roba che... su commissione. Se invece tu vieni posto davanti a una scrivania e il cliente ti dice fai questo e questo, e magari non hai neanche la competenza per farlo in autonomia, allora è body rental. Il body rental in Italia è illegale, ma chiaramente siamo in Italia, quindi è molto facile girarci intorno. Perciò un sacco di consulenti che vengono piazzati come consulenti in appalto in realtà stanno facendo body rental Quindi a livello istituzionale non, chiaramente questi divieti non funzionano. Altri punti sollevati molto spesso sono la tossicità degli ambienti di lavoro, i manager che fanno il bello e il cattivo tempo, che ti trattano come una persona inferiore perché loro sono manager e tu no. I tecnici sono sempre subordinati ai manager, questa cosa ha da finire. Non è un segreto che i salari medi italiani siano molto più bassi, anche di nazioni non particolarmente ricche in Europa, pensiamo all'est Europa, pensiamo alla Spagna, e tuttavia i salari medi in Italia per i programmatori sono bassi. E quale può essere una via d'uscita? Una via d'uscita possono essere le cooperative, esiste tutta un'economia
di cooperative che producono software, non per la banca di turno. Cioè, ci sono cooperative di consulenza che fanno la stessa cosa di Accenture e compagnia, ma si tengono i soldi, che è un modello più che legittimo. Ma ci sono anche tante cooperative che fanno cose un po' più utili che l'ennesimo strumento di sorveglianza degli utenti di una banca per capire se gli puoi rifilare il prestito, se gli puoi rifilare questo e quello. E quindi portare più lavoratori, far scoprire queste realtà e collegarle ai lavoratori scontenti può essere una via di uscita. Un altro obiettivo forte è entrare nelle università, perché Accenture entra nelle università, IBM entra nelle università, si portano fuori dei ragazzini che ovviamente non sanno navigare il mondo del lavoro e vengono infarciti di promesse, poi dopo 10 anni sono fondamentalmente senza lavoro perché hanno passato 10 anni a correre da un lato all'altro dell'azienda del cliente, mandando mail, con gente che urla e non sanno poi più programmare. O sanno programmare molto male, come si fa in tanta consulenza. L'ultimo punto, col punto di domanda, è il contratto nazionale. Questa è una cosa che sulla carta tutti vogliono e nessuno è mai riuscito a fare in Italia un contratto nazionale per i programmatori, per i lavoratori del digitale. Ci sono varie opzioni, si può anche discutere se un contratto nazionale sia una cosa assolutamente positiva o ci siano dei contro. È chiaramente un obiettivo titanico per una realtà che non esiste ancora, ma è sul tavolo. Che cosa serve per partire? Serve gente motivata, il tempo da investire in queste cose, tanto quindi più siamo, meglio ci si spartisce il carico. Io ovviamente da Berlino posso supportare fino a un certo punto. Al momento c'è una ventina di persone che si sono dette interessate a dare una mano in forme diverse. E tutti sono benvenuti, qualsiasi tipo di competenza è benvenuta, anche se non avete mai fatto parte di un'organizzazione, di un'associazione, va benissimo, si impara a stare insieme. Mentre si va avanti, se avete competenze tecniche probabilmente saranno ridondanti, ma tutto fa brodo. Poi servono strumenti digitali adatti, la comunicazione deve essere sicura, non vogliamo che il vostro datore di lavoro in qualche modo riesca a guardare queste cose senza che voi lo sappiate e magari, come dire, prendere delle manovre in consulte contro di voi per paura di qualsiasi cosa possa succedere. Non succede, ma se succede bisogna tutelarsi. Quindi anonimato, strumenti di comunicazione sicura, self-hosting, perché Tech Worker Coalition comunque organizza proteste e attività in Google, in Slack, non penso in Zoom, ma bene o male le grosse piattaforme non sono molto contente di quello che facciamo, quindi meno si usano meglio è. E infine serve, come ho detto, una rete forte in cui trovare supporto, in cui trovare esperienza, perché questa cosa non si fa da soli, non si fa in isolamento, si fa insieme a tutte le altre persone che lavorano o che fanno attivismo in questi ambiti, chiaramente fuori dal tecnico. In ambito tecnico c'è poco, c'è tutto il mondo degli hacker e della tecnologia alternativa che esiste, però come Tech Worker Coalition entriamo in uno spazio che è fondamentalmente vuoto, c'è qualche cosina, ma molto piccola. Tipo autonomy.cc, che è una delle realtà che ci piacciono. Ma appunto bisogna connettersi di più, perché da soli non si va da nessuna parte. Perciò se siete interessati, quella è la chat Telegram in cui ci organizziamo. Entrate, se non avete Telegram mandatemi una mail, tutti sono benvenuti e grazie dell'attenzione, se avete domande.
Sì, adesso se avete domande per Simone, mettetele pure nella chat, così Simone, mentre arrivano, può rispondere. Io intanto proietto una cosa. Da un po' di incontro a questa parte stiamo utilizzando questo strumento che si chiama menti.com, che permette la raccolta in diretta di feedback verso, nel nostro caso, verso di te, speaker, Simone. Quindi la cosa importante è che andate sul sito menti.com e inserite questo codice al quale poi potete lasciare i feedback oppure inquadrate il QR code. Adesso rimango un minuto sulla slide, poi vediamo insieme che cosa è arrivato. Va bene. Intanto non so se sono arrivate domande in chat. Vediamo. Il link di Telegram. Allora, Irene De Lombardi chiede: possiamo aiutare anche se siamo studenti? Che lavoro bisognerebbe fare nell'università? Ottima domanda. Questa è una cosa che a Berlino non facciamo, più che altro perché il nostro tedesco è pessimo, e quindi andare da degli studenti che magari non parlano inglese tanto bene è un po' un problema. Però chiaramente si deve entrare in università per, innanzitutto per promuovere un'idea diversa di quello che si dovrebbe fare con la tecnologia, come e perché. In secondo luogo, educare a come si cerca un lavoro, cosa è giusto tollerare da un datore di lavoro e cosa è intollerabile, come navigare questo spazio complesso. Qualche professore un po' lungimirante queste cose le dice. Io sono stato fortunato di avere un professore che mi ha detto: no, tu in Accenture non ci vuoi andare, fidati, la consulenza body rental è un problema, non facciamo nomi, però la consulenza e il body rental sono un problema per questo e questo motivo, e sono stato fortunato, non tutti hanno questa fortuna, quindi non mi sembra così impensabile per dire, organizzare un workshop di 2 ore con una persona competente che ha 5-10 anni magari nell'industria, che viene, ti racconta: ah, se il datore di lavoro durante un colloquio ti dice come lavori sotto pressione, e probabilmente tu gli devi rispondere: non lavoro, me ne vado. E cioè, ci sono una marea di red flag che uno può individuare se sta dove guardare, ma gli studenti appena usciti chiaramente questa competenza non ce l'hanno. Questa è una delle tante cose, per dire, terra a terra, un workshop veramente come pensi sia possibile far passare il messaggio dell'università senza finire nelle denunce per diffamazione? E se ne può parlare senza fare nomi, per esempio, e qualunque denuncia per diffamazione te la eviti. Però è vaglia contro il body rental, vedo che non ha una vera competenza su quello che è l'impatto, su quelli che sono i processi, su chi ci fa i soldi. Anche perché è opaco. Non... Niente, aspettiamo che rientri a questo punto perché si è frizzato queste connessioni tedesche. Scusatemi. Eccoti, Simone. Scusate.
scusatemi, Madonna, cioè 50 megabit per secondo nel centro di Berlino, questa è la qualità, non è Zoom. Però è o meno, ogni volta che cade qualcosa in tech worker, quali diciamo, Big Tech ci sta le calcagne. Mi sentite adesso? Sì, 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 ora molto meglio. Molto ok, meglio. Ho perso tutta la chat. No, le domande! Poi, Angelo, puoi leggermi la domanda dopo la diffamazione. Dove eri arrivato? Come pensi dopo possibile quella per la diffamazione? Me le incollate, per favore, facciamo prima. Poi io ti ho chiesto, avete già pianificato come interagire con i sindacati esistenti in Italia? Sì, questa è la prima domanda che ci fanno tutti, sempre e comunque. È un discorso complesso, nel senso, i sindacati, perlomeno qui in Germania, hanno i soldi, hanno le reti, conoscono gente, hanno l'esperienza, quindi farne senza vuol dire legarsi un braccio dietro la schiena. Allo stesso tempo c'è uno dei pochissimi punti forti di Tech Worker Coalition che viene più o meno, come si dice in italiano? Non so più parlare. Uno dei punti che si ritiene fondamentali per tutte le sezioni è non legarsi a doppio filo a nessun sindacato. Tra l'altro abbiamo qua un sindacalista della WIL, Mario Grasso, quindi pratichiamo massima promiscuità con i sindacati, ma in maniera virtuosa, quindi ci si dialoga, ci si aiuta a vicenda, no, Tech Worker Coalition non in nessun caso diventa un braccio tecnologico di un sindacato esistente, soprattutto in Italia dove i sindacati, diciamo, le persone che potrebbero starci dietro nei nostri discorsi sono 3 o 4 e una è qua presente. Quindi, diciamo, la sponda in Italia la vedo debolucci. In Germania sta funzionando. Più che altro siamo noi che insegniamo cose a loro su come operare. E in Italia è uno scenario complicato. C'è meno fiducia nei sindacati, a volte per buone ragioni, a volte meno, se ne può discutere. Fanno fatica a entrare nel settore tecnologico in generale. La WIL qualcosa fa. Vi consiglio il sindacato Networkers, che è una di queste iniziative della WIL che, che ci piace. Però, appunto, si discute caso per caso, attività per attività, per dire, noi abbiamo fatto un workshop su come creare una cosa che qui in Germania si chiama Worker Council, in Italia non esiste, e abbiamo invitato sia un avvocato sia un sindacalista dei Verdi, che non sono i Verdi partito, ma i Verdi è il nome di un sindacato, a parlare, e poi adesso lo rifaremo in in un edificio di un altro sindacato, per dire... Finché non si pestano i piedi a vicenda, noi cerchiamo di tenere la massima promiscuità. Cesare ci chiede qual è la differenza con i sindacati. Dipende cosa intendi per sindacato. Nel senso, Tech Worker Coalition è un sindacato, per alcune definizioni sì, a livello legale assolutamente no. Nessuna sezione di Tech Worker Coalition ha riconoscimento legale o vuole averlo. Non è neanche un sindacato anarchico. Qua c'è, in Germania c'è il sindacato anarchico che è totalmente informale. Come ho detto prima, Tech Worker Coalition è un'organizzazione per organizzatori, quindi il nostro focus non è mai portare persone dentro Tech Worker Coalition, a meno che non vogliano fare le stesse cose che facciamo noi, ma è organizzare i lavoratori sul loro posto di lavoro, quindi se tu nel tuo posto di lavoro vuoi organizzarti, noi ti diamo supporto, magari i sindacati ti danno supporto attraverso di noi, o entrano direttamente a seconda di quello che è il caso, ma noi abbiamo un ruolo molto molto diverso da quello dei sindacati tradizionali sicuramente.
chi spiega ad uno della CGIL che cosa fa nella vita un DevOps? E questo è un problemone, non è banale. La natura del lavoro cambia, anche quelli più virtuosi tipo Mario chiaramente fanno fatica a capire perché un DevOps lo devi chiamare al telefono alle 2 di notte ed è normale. E ci sono delle motivazioni tecniche, non è solo che il capo è stronzo. E un sindacalista muoversi in questo spazio non è semplice. Noi pensiamo che The Quark Coalition abbia un ruolo in questa cosa, cioè nel formare i sindacalisti tradizionali e portarli su queste tematiche attraverso il filtro di tecnici, non tecnici, persone che capiscono di tecnologia, tutto quello che orbita in mezzo a The Quark Coalition, intorno a The Quark Coalition. Abbiamo altra domanda. Che cosa intendi con body rental? Sì, mi sa che stavo laggando mentre lo spiegavo. Body rental è quando un'azienda di consulenza ti piazza dal cliente e il cliente ti dice cosa fare. Questa è la definizione di body rental. Ed è illegale. In teoria, sulla carta, la consulenza è persona esperta, viene messa, o un gruppo di persone esperte, vanno da un cliente per fare un lavoro che sanno fare, e il cliente non dice niente, tu gli consegni una roba, magari ti danno dei feedback intermedi, ma danno solo feedback, non danno ordini. Body rental è quando danno ordini. È chiaramente una zona grigia, perché chiunque ha preso un appalto o lavorato in consulenza sa che non è totalmente autonomo nel gestirsi il carico di lavoro, spesso e volentieri. Però sì, cioè, questa zona grigia ci girano le centinaia di milioni di euro in consulenza e poi esce il sito dell'INPS. Cioè, il sito dell'INPS viene fuori da questa roba qua. Il sito dell'INPS non è fatto da un team di consulenti esperti messo lì, bam bam, facciamo il form, facciamo il back-end, la cache, tutto bello. È fatto da persone che frullano, che prendono ordini da 20 manager diversi e finiscono a scrivere Pippo in produzione e con tutto quello che abbiamo visto. Allora, come si spezza il body rental? Questo è un domandone, anche questo. Non ho una risposta forte. Ci sono tante, tante cose che possono contribuire a questo risultato. Chiaramente a livello istituzionale c'è una legge e la legge non funziona. Perché, non lo so, non ho qua non ho la competenza, probabilmente Mario avrebbe delle cose da dire, magari no, non lo so. Questo è un argomento per chi si occupa di diritto del lavoro, la mia competenza qua si ferma. Però ci sono altre cose che si possono fare nel breve, per dire, in università se tu inizi a togliergli da sotto al culo le decine, le centinaia, le migliaia di neolaureati che si pigliano 4 soldi con la promessa di avere formazione, questo secondo me è una bottarella gliela dà. E poi creare spazi di lavoro che vadano a assorbire quei capitali che vengono allocati nel body rental e elevare gli intermediari. Le cooperative di consulenza esistono. Alcune sono grosse abbastanza da prendersi i progetti che si piglia Accenture, e se non hai 3, 4, 5 intermediari, quei soldi in una cooperativa te li tieni. E buona parte del problema ti sei risolto. Qual è la resistenza lì? La resistenza è che hai aziende enormi con gente estremamente esperta nel siglare contratti con tutte le banche, le telco, la pubblica amministrazione e quant'altro, sono lì da 20 anni, 30 anni, quindi entrare in quelle realtà è il problema, sia per le cooperative sia per chiunque. Però una cooperativa in cui non hai intermediari può anche offrire prezzi più bassi, banalmente, e entrare pian pianino in questi spazi. Sì, Simone, c'era Luca che voleva fare una considerazione aprendo il microfono. Va bene. Prego. Pronto. Ciao, mi vedete? Sì. Sì. Ciao. Allora, faccio una premessa.
Io sono l'amministratore di un'azienda che fa anche body renta. Così facciamo subito un bel disclaimer. Va okay. Bene. Però, secondo me, la definizione di body rental va molto contestualizzata. Comunque, non è di questo che voglio parlare, ma di un'altra cosa. Vi do una notizia pessima. Da quando il mondo è nato, che si parli di armi, di organi, di droga, di qualunque cosa voi vogliate, legale o illegale, ivi compreso lo sviluppo di software, dove c'è domanda, c'è offerta. Di qualunque cosa voi vogliate, dove c'è domanda, c'è offerta. Finché le aziende chiederanno questo tipo di attività, qualcuno lo farà. Non c'è santo. Cioè, non c'è proprio santo, ragazzi. Purtroppo agire dal lato della domanda è un gioco che, se va bene, ci vorranno 7.000 anni per arrivare in fondo. E se va male, molto probabilmente non ci si arriva mai. Questo meccanismo, e ve lo dico perché ci sto dentro da 20 anni, anzi, io ho iniziato a fare il manager d'azienda a settembre del 99, quindi non proprio l'altro ieri, questa roba qui, purtroppo, è un cazzo di problema. E ve lo dico perché sono 20 anni che ci combatto. Qualcuno qua mi conosce un po' approfonditamente, è stato anche mio collega qualche anno fa, e sa quanto smadonno dietro questo meccanismo. Faccio una premessa, oggi nella mia azienda siamo 25 persone e ci capita spesso di andare a combattere contro quei mastodonti che prima nominavi. Quindi conosco bene tutta una serie di meccanismi. Vi do un'altra notizia, ma questa è una notizia neutra, i 3, 4, 5 passaggi che prima nominavi, Simone, non esistono quasi più. O meglio, quando ci sono catene di fornitura così lunghe, in realtà qualcuno sta lavorando gratis. Non c'è proprio più margine per una catena di lavoro così lunga. Vi posso portare tutte le dimostrazioni, tra virgolette, che volete a questa tesi. Qualcuno lavora gratis. Si sta ormai abbastanza definendo un meccanismo a tre livelli, in cui c'è il cliente finale, banca X, il system integrator, quello che vuoi tu, grande o piccolo che sia, e a volte, non sempre, sotto un second tier. Oggi questo meccanismo, può piacere o non piacere, e a me per certi versi non piace, è efficiente ed efficace. Nel contesto italiano, in un contesto in cui c'è una grossa rigidità del mercato del lavoro. Questa roba qui, purtroppo, non si può spezzare ed è un problema che, e purtroppo il problema è che i grossi clienti stanno cercando di spezzarla, continuando ad abbassare i prezzi. Perché anche gli stipendi sono bassi, non perché io non ci voglia di pagare di più i miei. Certo che sarei contento di dare il doppio a tutti, così come mi giri i coglioni in questo periodo di essere costretto a lasciare qualcuno in cassa integrazione. Ma se io pago tutti il doppio di quello che posso e fra 6 mesi siamo tutti a casa, non mi sembra un vantaggio per nessuno. In realtà è un equilibrio che va tenuto su molte più variabili di quelle che ti ho sentito nominare. Chiaramente. Chiaramente no. Scusa, ho sentito dire che le aziende sono tutte dei bastardi, che la gente si arricchisce. No. Vuoi riascoltare quello che hai detto? Allora, insieme, Simone. Ci facciamo una chiacchierata tu ed io e riascoltiamo le parole che hai detto. Ovviamente ho semplificato, ma il mio interesse non è... Allora, a parte che dipende dagli ambienti. Io i soldi che Banca X mi pagava giornalmente li sapevo ed erano sproporzionati rispetto a... Non personalizzare, è chiaro che... un discorso di sistema, non fare un discorso... perché io ti porti un esempio di un tipo dell'altro posto. Andiamo sul sistema, che è quello che entrambi vogliono cercare di cambiare. Sul sistema è chiaro che, allora, per me il body rental in quanto tale non è il nemico da abbattere. Il body rental è un sintomo e non va risolto con una passata di spugna, una spugna gigante che lo elimina definitivamente. L'idea è di migliorare le condizioni di lavoro per i lavoratori tecnologici. Nel body rental si materializza il disagio che vediamo, ma chiaramente non è... per quello parlavo di affrontarlo su più fronti, non c'è la soluzione magica. Quindi quello che dici tu è vero.
però non... Allora, quando abbiamo sollevato questo punto nelle riunioni precedenti del Quark Coalition, la risposta che veniva data più spesso era: il punto non è sanitizzare il body rental per ricavarci qualche euro in più. Il problema è abbattere tutto il sistema che rende possibile il body rental. Perché poi i soldi girano. Possono non arrivare direttamente alla tua piccola consultancy, magari se li tiene... No, guardi, io lavoro solo con clienti finali. Ok, quindi, no, va bene, no, me, no, sto dicendo... Per me oggi c'era un concorrente, anche se sei mille volte più grande di me. Chiaro. Però i soldi che i clienti sborsano per ad Accenture, IBM, ci sono dei punti in cui sono trasparenti, tipo nella pubblica amministrazione, e sono sproporzionati, e anche i salari giornalieri, il listino prezzi giornalieri consulenti, alcuni sono pubblici. Poi chi se li mangia, a me interessa fino a un certo punto. Non mi interessa risolvere e ottimizzare quella struttura. A me interessa perseguire gli interessi dei lavoratori, che da questa struttura vengono schiacciati. Sì, ma il problema, scusami, stai mettendo in contrapposizione... Cioè, scusa, te lo dico veramente col massimo affetto. Mi sembra un'impostazione ottocentesca la tua, in cui, per forza di cose, il lavoratore e l'azienda devono essere in contrapposizione. Quando invece lo sforzo culturale che io personalmente sto cercando di fare e a furia di non riuscire a farlo nelle aziende per cui ho lavorato, mi sono trovato costretto, letteralmente, o ad abbiurare le mie idee o a fare la cosa peggiore che una persona in Italia può fare, cioè fare un'altra cazzo di azienda. E alla fine ho fatto un'altra cazzo di azienda, pur di essere coerente con le mie idee. E una delle cose che io sostengo da millenni, no, da tanti anni, è che finché questa dicotomia tra aziende e lavoratori non si risolve, sarà sempre un cazzo di problema e ci sarà sempre una conflittualità. Aggiungo, e poi ti ricedo la parola, che sono della ferma convinzione che la responsabilità di questa contrapposizione per il 90% sia colpa delle aziende e non dei lavoratori. Però occhio, perché bisogna che tutti e due ci mettiamo il nostro pezzo. Questa contrapposizione, se parti con un'ottica di contrapposizione, non arriverai mai a una vera, come dire, alleanza. Puoi arrivare a una tregua, ma non arrivi a un'alleanza. Ammesso che tu voglia arrivarci. No, in una cooperativa non hai bisogno di questa cosa. I lavoratori sono l'azienda, per dirne una. Partiamo da basi ideologiche probabilmente estremamente diverse. Penso che possa essere un'alleanza. Io finché ero un giornale dignitoso entravo in azienda col manifesto. Io non so con cosa entri tu nella tua azienda. No, io sono un po' più a sinistra. Però in Italia abbiamo avuto Olivetti. In edicola non c'era niente più a sinistra del manifesto. Infatti, però in Italia abbiamo avuto Olivetti. Olivetti è un caso virtuoso di imprenditoria socialista. Non condivido tutte le idee di Olivetti, però è uno di quei casi in cui posso avere un'alleanza. Non vedo nello scenario presente una nuova Olivetti nascere in Italia. Bisogna essere un po' più pragmatici di così. Poi se vuoi possiamo fare tutte le discussioni ideologiche del caso. No, io sono pragmatico. Io devo mandare avanti un'azienda e pagare gli stipendi, quindi non posso essere ideologico. Non ho capito quali soluzioni proponi. Body rental non è un problema che ha bisogno di una soluzione, è una struttura in essere che va attaccata su più fronti. Se vuoi parlare di soluzioni, entra in Tech Worker Coalition e porta il tuo punto di vista. Normalmente, tipo qua a Berlino, non permettiamo, per una questione di sicurezza, non permettiamo ai datori di lavoro di entrare, perché è un rischio di sicurezza troppo grosso. Però in Italia... È la dimostrazione che la pensate in contrapposizione. Sì, assolutamente. Se c'è un interesse in conflitto, la tua moralità l'errore, è in conflitto con i tuoi soldi. Non è in conflitto l'interesse, cazzo. Non deve essere in conflitto. È un'economia di mercato in cui tu puoi lasciare a casa il lavoratore e il lavoratore non può lasciare a casa te, siete in conflitto. Va bene, ok. Per questo esistono le cooperative. Vuoi fare imprenditoria... Sì, va bene. In ambito tecnico e non ti interessa il profitto, fai una cooperativa. Fai una cooperativa in cui sei, diciamo, il coordinatore centrale, se ti piace. Hai mai fatto un sondaggio in Italia su quante persone preferirebbero lavorare in una cooperativa anziché in un'azienda normale?
Hai fatto un sondaggio? L'hai fatto o stai dicendo che la cooperativa... Perché dovrei averlo fatto? Te qualche O stai dicendo che la cooperativa è meglio senza avere informazioni a sostegno della tua tesi? Hai un dato reale a sostegno del fatto che in Italia le persone preferirebbero lavorare in cooperativa o lo stai proponendo come assurdo? No, non penso che preferiscano lavorare in cooperativa. Non conosco tanta gente che lavora in cooperative che producono software o in generale stiamo parlando digitale. Di Italia, Simone, stiamo parlando di Italia. In Italia. Sia che fanno consulenza, sia che fanno prodotto, sia che fanno cose un po' più creative. Non penso che la maggior parte dei lavoratori siano interessati ad andare in una cooperativa oggi, però è una delle possibili soluzioni per chi vuole uscire da queste realtà tossiche. Poi se non c'è interesse dei singoli, cioè ognuno fa quello che vuole, non è che The Quaker Coalition va a decidere per le persone. Simone, io ti sto cercando di riportare a un ragionamento di sistema e a una soluzione sistemica. Secondo me l'unica soluzione sistemica è quella che ti ho detto, capire che bisogna superare una contrapposizione che è profondamente, radicalmente sbagliata, perché la barca è la stessa per tutti. Senza arrivare alla cooperativa, Crafted organizza dei meetup e dei workshop su delle modalità, dei modelli organizzativi senza struttura. Angelo, giusto? Sì. Quindi quello è un modello che non so se è cooperativo o così via, però in cui, come dire, si può ragionare su modelli diversi. Si può ragionare su modelli diversi, più o meno spinti. E questo vale all'interno dell'azienda. Quando poi le relazioni sono fra aziende, ovviamente diventa più complicato, perché lì sì che possono esserci interessi radicalmente diversi. Cioè, se io lavoro per un terzo, è chiaro che i suoi interessi sono diversi dai miei. Per forza, siamo due entità diverse. E lì scali ancora di un livello. Cioè, quello che tu stai affrontando all'interno dell'azienda con la cooperativa, in realtà non riguarda i rapporti con chi ti dà i soldi, il tuo cliente, fammela banalizzare. Mm-hmm. E lì c'è tutto un altro tema infinito, che è il tema della contrattualistica tra aziende. C'è un libro molto interessante di Jacopo Romei che si chiama Extreme Contracts, che ti suggerisco di leggere se non l'hai fatto, e racconta di come impostare i contratti sul valore. Ed è un libro fighissimo, tra l'altro scritto da un ragazzo italiano, geniale secondo me. E quello è un altro tema molto importante che non ti ho sentito minimamente affrontare. Perché alla fine quello che regola le modalità di lavoro sono i contratti che le aziende sottoscrivono tra di loro, oltre a quelli che il lavoratore stabilisce con la sua azienda cooperativa. Ma questo è un altro tema gigantesco che non si può eludere se si cerca una soluzione sistemica. Assolutamente. Io non sono qua a dare risposte. Io non sarò neanche in Tech Worker Coalition Italia. Io sono qua per creare interesse, per attirare le persone, che puoi essere anche tu, che hanno delle opinioni su questa cosa, hanno voglia di contribuire a fare gli interessi dei lavoratori. Se pensi di essere uno di quelli come amministratore delegato, nulla ti vieta di entrare, non sono io il capo di Tech Worker Coalition. No. È tutto in divenire, sia i temi che trattiamo, sia come li trattiamo, sia gli obiettivi. Non c'è nulla scolpito nella pietra. Il fatto che ci sono anche tanti temi di cui abbiamo parlato che non ho presentato qua banalmente per complessità. Avevo 15 minuti, in 15 minuti già spiegare cos'è il body rental in dettaglio sarebbe impensabile. Avete ragione tutti, no? Siccome stiamo andando abbastanza... Sì, ci sono altre domande magari. Esatto, no, aspetta, io ho alzato la mano a Mira Toscano e vorrei dargli la parola, ho usato la funzionalità ma da 20 minuti. Sì, ciao, scusate, mi sentite? Sì. Sì, scusate, non volevo semplicemente fare una considerazione, poi appunto mi sa che siamo andati lunghi su questa domanda. Appunto io cercherei di capire più che altro perché questo fenomeno è italiano, perché ovviamente io in altri, per esempio in Germania questa cosa la vedo molto meno, avendo lavorato in diversi posti, quindi cercherei di capire anche a livello, amministrativo, dal punto di vista del governo, cosa bisogna fare sostanzialmente per nel tempo arrivare a cambiare questo rapporto. Perché io vedo che con delle semplici leggi, poi ovviamente i tedeschi hanno un certo modo di applicarle e hanno un certo, diciamo, rigore anche in tutto.
Però certe leggi abituano l'individuo, diciamo, da tenera età a quando è al liceo, ad avere un certo rapporto con l'azienda. Cioè, viene introdotto in un certo modo, inizia a lavorare in un certo modo, e quindi è sin dai primi step di, praticamente, che si consolida un tipo di rapporto lavorativo fra il lavoratore e l'azienda, anche un certo di rispetto. Quello che non vedo in Italia, ma anche proprio questo tipo di educazione a, diciamo, a lavorare in un'azienda. Sembra è completamente diverso, secondo me, da quello che avviene in Germania. Quindi poi è scontato che uno si ritrovi in certe situazioni e non può vedere un altro panorama, un altro punto di vista, perché semplicemente è sempre stato abituato in quella maniera. Quindi è normale che poi, da sviluppatore junior a senior a manager, tenderà sempre ad agire in un certo modo. E quindi il sistema si autoconsolida, ovviamente. Quindi secondo me bisogna reagire dall'alto con delle politiche di a diversi livelli di educazione, dalla scuola all'università, e le aziende stesse poi pian piano cambieranno, perché se le persone cambiano, anche questo si riflette poi nelle organizzazioni. Ovvio che sarebbe impossibile pensare a eliminare il body rental da un giorno all'altro, non ha neanche senso parlarne, come hai detto prima. È un discorso nel tempo basato su delle regole. Io lavoro in una collaborazione di aziende enormi, e nonostante tutto, e sia chiaro che la collaborazione deve essere molto stretta, esistono delle regole rigidissime su anche la location fisica del lavoratore all'interno dell'azienda, diciamo, ospite. Cioè, esistono tutta una serie di regole per il consulente, per i collaboratori, per le cose rigidissime, e loro le rispettano. Quindi il body rental è una cosa che viene eliminata per, diciamo, dalla legge e da tutta, diciamo, l'educazione che è avvenuta nel tempo. Cioè, è una cosa veramente difficile che possa aprire. Ovviamente ci sarà anche qui, nessun paese è perfetto, però molto meno. E quindi se una persona si abitua a lavorare in un certo modo, poi questo la porta a riportare questo modello quando avrà un ruolo più manageriale. Quindi questo volano si rinnova, si ripercuote nel futuro. Tutto qui, diciamo, quello che volevo dire, senza aggiungere fuoco. Sono d'accordo in parte, nel senso che la cultura sicuramente alimenta questo fuoco del body rental. Vederla esclusivamente come un problema culturale, come fanno alcuni, secondo me è problematico, nel senso ci sono degli interessi economici affinché la situazione rimanga tale. E ci sono anche delle semplici inerzie che un cambiamento culturale non porterà da nessuna parte. Cioè, a tutti fa schifo PHP, ma per interesse economico si usa ancora un sacco. E il body rental può funzionare benissimo uguale per altri 20 anni, anche se fa schifo a tutti. Altre domande? Aspetta che io ho perso. C'è Lorenzo Neri che voleva fare un'ultima considerazione. Vai. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Perfetto. Allora, parto col dire che secondo me PHP non fa schifo. Malissimo, togliete il microfono. Questa parentesi ironica, volevo unirmi un po' a quello che ha detto Andrea, ma soprattutto spezzare anche una lancia a favore di quello che stava dicendo prima Luca. Allora, per quello che ho vissuto anche un po' sulla mia stessa pelle, perché mi è capitata un'esperienza di body rental, ma anche a livello universitario, trovo che a livello culturale ci sia ancora il vero problema di far capire bene o male in Italia che c'è molto il discorso che viene venduto, soprattutto ai giovani, che il discorso della consulenza sia, come dire, l'Olimpo del mondo del lavoro. Viene fatta passare come la carriera più prediletta, quella che ti farà, diciamo, vivere il top del top. Viene venduta proprio come la cosa migliore che uno possa vivere in termini di carriera. E secondo me, sotto questo punto di vista, viene molto passata ancora, purtroppo, dal punto di vista culturale, il fattore che fin tanto che tu ti trovi il famoso posto fisso, allora sei a posto e non ti poni neanche il beneficio del dubbio di queste dinamiche. Dove voglio arrivare con questo? Che con quello che diceva Luca si unisce anche molto il discorso di vedere a compartimenti stagni il lavoratore e l'imprenditore, quando in realtà bisognerebbe capire dove sta effettivamente la persona che abusa di entrambe le figure, perché sappiamo bene o male in generale che dinamiche si vanno a creare nel mondo della consulenza, dove tutti quanti
a livello di contratti o di produzione vanno a crearsi dei casini. Però in realtà nelle piccole realtà aziendali quello che succede è una cosa diversa, ovvero che il lavoratore ha stretto contatto con il proprietario dell'azienda e si va a creare una dinamica diversa. E secondo me questa parte, questo modello, diciamo, culturale, ovvero del unirsi per raggiungere un obiettivo o unirsi per realizzare un obiettivo o un prodotto, non viene passato troppo bene. Al contrario, viene passato semplicemente il messaggio del trovati il lavoro più sicuro che puoi trovarti al mondo e stacci. Cioè, quello che volevo aggiungere a seguito di questa mia, diciamo, considerazione è che soprattutto i giovani vengono privati di quello che può essere la libertà di scelta, ma soprattutto anche un bias cognitivo che sta a separare quello che è il successo della carriera e quello che possono essere anche i desideri di una persona di contribuire veramente a una realtà aziendale o anche a un progetto, cosa che secondo me non viene passata come messaggio soprattutto agli universitari. Questo volevo aggiungere. Ok. C'era un ultimo intervento di Pandre, veramente l'ultimo? Sì, no, era solo un punto di vista, nel senso che io sono nel mondo del lavoro da praticamente un anno e mi sono trovato in queste condizioni più o meno di fare un colloquio per Reply in questo specifico caso. Ai 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 ai. E, sì, vabbè, fortunatamente sono stato scartato perché non avevo la laurea in questo specifico caso, ma... Comunque, il modo in cui mi è stato fatto passare la consulenza è ogni tot, quando vuoi cambi cliente, quando ti stanchi progetto, cambi progetto, vedi molto, che per me personalmente è una cosa molto quasi utopistica, nel senso mi stanco, vedo un altro progetto figo, voglio dire amicità e voglio vedere altre cose. Quindi all'inizio mi sembrava un po' un'utopia. Poi, come al solito, dato che sono un po', tendo ad essere un po' scettico, sono cercato di scendere un pochino nel dettaglio, perché non è tutto oro quel che luccica, e poi l'ho visto, ma questo è un pochino più... Cioè, capisco che molti si fermano al «Ah, ok, figo, cambio progetto quando mi pare, e faccio progetti fighi e basta», e così via. Quindi più o meno credo che questo sia quello che viene fatto passare, quindi metà del messaggio. Sì, ma infatti, come ho detto, a livello di propaganda queste aziende sanno che, cioè, hanno un interesse attivo nel coltivare i neolaureati, perché costano poco, perché sanno navigare meno, e quindi su quello secondo me la cultura può fare. Come ho detto, Tech Worker Coalition dovrebbe entrare all'università e dare una prospettiva critica perlomeno a... Non è una soluzione sistemica, è una soluzione individuale, qualcuno lo salvi. Mi sembra una cosa molto pragmatica da fare, cioè se tu gli dici guarda la consulenza è questa roba qua, occhio, quelli a cui lo dici li salvi, o una parte li salvi. Anche perché molti di c'è secondo me un malinteso su questa cosa, che tutti quelli che finiscono nei tritacarne di turno siano persone che magari non devono trovare un lavoro assolutamente, perché sono stretti coi soldi, non hanno modo di trovare un altro lavoro o cose del genere. Ma una buona fetta di questi sono lì semplicemente perché pensano o che tutto l'IT sia così, o perché sono alla prima esperienza e non sono sicuri di come svincolarsi. Ne ho visti un tot rimanere invischiati senza motivazioni materiali in questo tipo di realtà. Aspetta che c'ho un messaggio privato, però non lo riesco a leggere. Diciamo che la chiudiamo qua, non abbiamo più domande, direi. Quindi guarda, lascio la parola ad Angelo. Sì, Simone, io in realtà l'ultima cosa che volevo aggiungere e farti ripetere è come si può aderire a Tech Worker Coalition in questo momento, da qui dall'Italia? La chat. C'è uno Slack globale, sì, non ci piace, però siamo bloccati su quello. Potete entrarci se volete, mi lasciate la mail, vi faccio mandare l'invito. Ma
può essere interessante, si discute un sacco, c'è un sacco di materiale. Per quella italiana al momento esiste solo la chat Telegram. Quello è, diciamo, l'idea di portare le persone lì per organizzarsi e poi passare su una piattaforma più strutturata, più indipendente, quando abbiamo le risorse. Però unirsi alla chat è... Te guarda che conosci in Italia al momento è quello. Cioè, ho iniziato un mese fa a fare... Quindi è relativamente semplicissimo entrare. Sì, perché siamo veramente agli inizi, non siamo neanche agli inizi, siamo prima degli inizi. Benissimo, benissimo. Anzi, questa cosa, anzi, se vuoi, è favorevole perché ci permette di entrare proprio nella fase iniziale. Super lag da parte noi, di un anno fa abbiamo iniziato a parlare. Chiaro, io sono entrato da qualche... Forse. Mi senti? Ora? Forse sì. Test. Okay. Ok, ci siamo. Dicevo... Io sono entrato in qualche calcio Berlino dal giorno zero, un anno fa, non c'era niente. E l'impatto che ha avuto sull'organizzazione lo vedo, nel senso però è chiaro che entrate da subito, però è anche ok se ci avete i cazzi in consulenza e non avete tempo di partecipare, siamo amici lo stesso. Okay. Anzi, visto che ti abbiamo proprio incastrato per bene, Simone, quindi ti ingaggeremo per una discussione strutturata. Sicuramente magari nelle prossime settimane, visto che l'argomento è chiaramente caldo, visto che abbiamo molto più discusso rispetto a quanto tempo hai messo per la presentazione. Ma sì, chiaro, sono tutti temi che in un modo o nell'altro interessano. Perché, insomma, cioè, ci colpiscono un po' dentro. Queste tematiche appunto del lavoro, organizzazione, del rapporto lavorativo, di come ci collochiamo nel mondo, nella società, ovviamente sono cose molto importanti. Va bene, dai, io ti ringrazio, non scappate perché adesso faccio gli ultimi annunci, abbiamo un premio da darvi. Grazie a voi. E poi ci salutiamo. Benissimo.